Roma anche con paura, ma vuole riuscire a trovare il gol del vantaggio. Nainggolan va dentro, Pjanic, pallone per lui, Pjanic, Milan Pjanic, a 10 dalla fine, passa la Roma, incredibile, il Signal Iduna Park, il gol arriva quando non me l'aspettavo più, è finita, la Roma va in finale, chiudete le valigie, l'impresa è fatta. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale, benvenuti con il 21esimo episodio di Carriera, un attimo di ripensamenti, vai. Si torna a fare un episodio tra virgolette classico, nel senso che non vi porto la partita unica come ho fatto l'altro ieri. Avete visto che comunque siamo arrivati in finale di Europa League, giocheremo contro il Fenerbahce, dovrò documentarmi dove si giocherà la finale, ma probabilmente quando editerò questo video voi già lo saprete, perché vi spammerò, come farò adesso, in maniera continua il mio profilo Twitch. Seguitemi, profilo, canale, non so come si dica minimamente, ragazzi, comunque seguitemi su Twitch, iscrivetevi al canale Twitch, fate quello che vi pare, basta andare in descrizione sul sito Twitch. Mi raccomando, perché la finale di Europa League, per chi se la voglia godere in diretta, la vedrà appunto sul canale Twitch mio e la farò assieme a Rudy Zlatan a casa sua, sarà un finalone col doppio commento. Informeremo io e Rudy quando si terrà questa finale, insomma quando la registreremo, quando vi dovrete connettere, e però comunque anche per chi non potrà, il giorno dopo la troverete chiaramente sempre partita completa sul mio canale in un video unico. Detto questo, signori, allora, eccoci qui a giocare le ultime 4 partite del campionato. Vi ho documentato sul fatto che la finale di Europa League l'attendiamo un po' tutti, ma comunque adesso sta di fatto che, come avrete letto dal titolo, in questo episodio dobbiamo assolutamente, tra l'altro dovete attivare un attimo la connessione internet mentre parlo, voi vedete niente, perché sta caricando il video su YouTube, quindi poi se c'è anche questa connessione finisce male. Quindi, allora, dicevamo che in questo episodio, come avrete sicuramente letto dal titolo, finirà la nostra stagione. Quindi ragazzi, dobbiamo provare a prenderci l'Italia, abbiamo 4 partite per provare a farlo. È veramente difficile, ma come ormai saprete, è il mio modo di pensare. È finita, si dice, alla fine. Questa è la mia filosofia, penso l'abbiate capita un po' tutti perché ormai mi conoscete. Ma comunque, questo recita la classifica. Vincendo andremo a meno 5 dalla Juve. E però 5 punti sono tanti, perché poi mancheranno 3 partite alla fine del campionato. 5 punti non sono tantissimi, ma le 3 partite sono quasi impossibili da recuperare. Loro continuano a vincere, che anche questa l'hanno vinta, e noi anche dobbiamo provare a vincere, anche perché più che altro non vorrei finire terzo. Possiamo partire, Genoa-Roma sarà la prima partita di questo episodio, l'altra l'avete vista prima in grafica. Andiamo a Marazzi con l'obiettivo di fare 3 punti. Oggi, come da qui alla fine, la partita non è Genoa-Roma, la partita ormai che ci portiamo avanti da tutta la stagione è Roma-Juventus, Juventus-Roma, ma si è inserito anche il Milan, signori, e quindi è un finale un po' particolare di campionato, tante squadre sono in lotta per il titolo, già 3 squadre a 3 partite alla fine sono parecchie. Pensate che comunque dal primo al quinto posto ci togliamo veramente pochissimi punti. È chiaro che matematicamente la squadra quinta ha un po' più di difficoltà a vincere il campionato, considerando che già per noi è quasi impossibile. Ottiene ancora su Burdisso, la gioca per Herrera che va dentro, attenzione ancora al movimento di Totti. Herrera lo vede, lo manda in porta, Totti! La risposta di Lamanna e non va. Il tentativo primo della Roma dopo 3 minuti di passare in vantaggio con il capitano. Errore di Turbe però, prova a farla girare da lontano e non va neanche questo tentativo. Roma che si distende, cercato e trovato Nainggolan che taglia il campo molto bene, partito il ninja che resiste, ancora Nainggolan, palla dentro per il capitano che ci arriva, Totti, palla sul destro, rientra sul mancino, calcia in porta, ancora la manna, la palla rimane lì, Herrera per Nainggolan che porta avanti la Roma in qualche modo, il gol arriva lo stesso dopo tantissime occasioni. Finalmente si sblocca il match di Marassi, 2 tentativi per il capitano, anche in questo caso ha provato con il sinistro, la manna risponde non benissimo per la verità, anche se ha fatto quel che ha potuto. Poi Nainggolan la mette veramente a fil di palo, la Roma sblocca esattamente alla mezz'ora della partita, 1-0 per noi. Pallone per Ben Kervar, dentro ancora Nainggolan che ricalcia in porta la manna e la palla non esce perché Turbe la tiene e fa male, però fa male perché regala la rimessa dal fondo, io ho sbagliato, io devo farla scorrere, bravo a difendere il pallone. Anche l'ultimo atto del primo tempo, la Roma saldamente in vantaggio, non nel punteggio ma nel gioco, perché il Genoa non ha mai calciato in porta e questo è sicuramente un dato molto importante per una Roma che specialmente in difesa aveva sofferto molto nell'ultimo periodo. Va benissimo così allora, Totti sul pallone 18 metri dalla porta, occhio al capitano che deve farla passare sopra la barriera, traversa! Totti guarda Scerni che chiama il lancio, eccolo il pallone del capitano, preciso come al solito. Ora Scerni,
Inter controfitta, ma cerca di farla passare, riesce comunque a metterla per Wenger. Palla dietro, per Nainggolan, di tacco, palla che arriva a Totti, la finta del capitano che poi calcia in porta! Ed eccolo qui, il gol di Francesco Totti, che ci ha provato in tutti i modi, è a un quarto d'ora dal termine, segna il suo ennesimo centro stagionale, ma era un po' che non trovava il gol il numero 10, qui hanno fatto di tutto per farlo segnare, Nainggolan gliel'ha messa malissimo, lui è stato bravissimo a far questa finta e poi a calciare in spaccata. Genoa 0, Roma 2, non c'è risultato più giusto. Contentissimo il capitano per questo gol, felicità sul suo volto, sa anche lui che potrebbe essere il suo ultimo gol in carriera se non arriveranno poi altri da qui alla fine della stagione. Contento chiaramente per la sua prestazione, ha colpito anche una traversa, ora lascia il campo al suo erede con la maglia numero 17, Martin Odegaard. Capel lascia partire il cross e arriva il gol del Genoa. Con Diego Figueiras a 3 dal 90esimo, si riaprono i giochi. È un gran recupero di Rudiger che sancisce il finale del match. Esulta soprattutto la panchina perché ho visto qualcuno della panchina entrare in campo correndo. La Roma batte il Genoa e forse questa è una vittoria fondamentale, sì, perché vanno tutti in campo e forse c'è la certezza matematica quantomeno di partecipare alla prossima, alle prossime coppe europee. Non penso alla Champions perché ho visto che anche quelli dietro sono molto vicini. Però penso che a questo punto matematicamente siamo in Europa, certo ci interessa il giusto, noi vogliamo ambire a qualcosina di più, ma è importante, già una certezza comunque che arriva e quindi è giusto festeggiare. Adesso arriviamo al momento in cui recupereremo la partita che abbiamo in meno del Milan, perché giocheremo contro il Torino in una gara che, se non sbaglio, dovevamo già aver giocato e quindi è la sfida che appunto dobbiamo recuperare. Questa è la classifica con una Roma che vincendo tornerebbe a più 2 dal Milan. A quel punto saremo a vedere cosa farà la Juventus. Intanto sì, ci confermano quello che pensavo, la certezza di partecipare alle prossime coppe europee. Allora, avanziamo con il calendario. Adesso chiaramente dobbiamo guardare con molta importanza, con molta attenzione gli altri risultati. Allora, in ufficio, un attimino. Qui, sì, per me guarda, però questi sono per l'europeo, entro il 19 maggio. Ora ne abbiamo 4, vabbè, ci pensiamo dopo ai convocati, sinceramente, a fine stagione. Su questo pallone, Wallace può rimandare il contropiede della Roma, tocco per Higuain, che poi si appoggia, De Rossi, c'è largo Buffal, cerca il lancio De Rossi, per il taglio interno di Buffal, che con il pallone che passa, attenzione, calcio di rigore per la Roma, fallo di mano immagino a questo punto, di Bruno Perez. Pjanic contro Padelli e quindi Roma che la può sbloccare dopo 7 minuti a Pjanic! Resta immobile Padelli, perfetto il bosniaco, parata che sarebbe stata difficile anche qualora il portiere avesse intuito il lato. Al 7 minuto la Roma è già in vantaggio, che osserva in verticale, si muove anche Higuain, cerca di mandarlo per Assi e quantomeno si porta a casa un altro calcio di punizione per un altro tocco con la mano. Sembra molto distratto il Torino in questo avvio, ne stanno combinando parecchie da questi primi 20 minuti, molto fallosi più che altro. 35 metri dalla porta, Pjanic può provare, va con il destro, mamma mia, non so se l'ha toccata Benassi. E attenzione al colpaccio perché la Lazio sta battendo la Juventus, e sarebbe molto importante a questo punto vincere questa partita perché scaleremo a meno 2. Tra Benassi chiama avanti anche Wallace, questa fascia del Torino non la difende più e allora chi ha Salah che può andare in porta, c'è anche Higuain che arriva, Salah l'ha visto, la mette in mezzo per Higuain che raddoppia all'89esimo, sembrava non arrivarci più ma alla fine la tocca piano col sinistro, piano si fa per dire perché ha buttato giù la porta. Roma 2, Torino 0 e finisce così la partita, che comunque abbiamo dominato, sembra quasi quella contro il Genoa, insomma vediamo però di prendere il gol alla fine. La Roma che ha giocato veramente una gran partita, comunque al di là del fatto che davanti bisogna essere molto più concreti. De Rossi recupera, attenzione Higuain che riparte, lanciato in porta Higuain per la doppietta, è stanco il Pipita, Bobo anche, e allora Higuain! Gonzalo Higuain ne ha fatti due in un minuto, Roma 3, Torino 0, e adesso finisce per davvero. Ormai il Torino non ne ha più, qui De Rossi trova anche l'assist, e Pipita fa quello che meglio sa fare, no, finisce qui, Roma 3, Torino 0. E altra esultanza incredibile, perché adesso vediamo un po' ragazzi, vediamo un po', entrano tutti in campo, festeggiano, questa è la penultima partita che giocavamo in casa, la prossima sarà tra 3 giorni, sempre qui all'Olimpico, sarà Roma-Chievo, la penultima di campionato. Adesso però sono curioso di capire cosa è successo allo Juventus Stadium, perché quello è veramente il risultato più importante, quello è il match che conta di più.
anche se noi il nostro l'abbiamo fatto. Ho quasi paura di andare avanti, vediamo. 2-1 per la Lazio! 2-1 per la Lazio e siamo a meno 2 dalla Juventus. Adesso c'è anche il Milan, sì, ma siamo noi a meno 2 dalla Juventus. Perché andiamo a vedere la classifica. Eccola qui, la Lazio sorpassa il Milan. E adesso sta succedendo... Ah no, siamo sì, a meno 2, a meno 2. Sta succedendo di tutto in questo finale. Perché anche la Lazio praticamente può vincere lo scudetto. Il Milan... No, anche il Milan, possono vincere tutti. Tranne l'Inter, dalla prima alla quarta possono vincere tutti. Un finale clamoroso. Un finale al Cardio Palma, un finale che raramente abbiamo visto in Serie A, ma che forse quest'anno vedremo, perché comunque la situazione è simile. Juventus 75, Roma 73, Lazio 72, Milan 71. Abbiamo fatto la scaletta, andiamo a giocare con Chievo e proprio contro il Milan per queste ultime due partite che saranno veramente pazzesche. Crederci non costa nulla, anche se ormai tutto dipende dalla Juventus, la Roma ha il dovere di farlo, per chiudere una stagione comunque fantastica davanti ai propri tifosi. L'ultima del capitano che oggi chiaramente scende in campo titolare, questo è il miglior record in casa, tra l'altro la Roma sarebbe prima se il campionato si fosse giocato solamente nel proprio stadio, ma è chiaro che proprio in virtù di questo, di questi numeri oggi dobbiamo far bene, dobbiamo ottenere i 3 punti e poi vedere che succede, perché la Juve giocherà 20 gol contro il Verona. Questi sono gli 11 scelti da me, con Szczęsny tra i pali, difesa 4 con Florenzi, Manolas, Rudiger, Emerson, Palmieri a centrocampo, Herrera, Benchere e Nainggolan, scusate, davanti il tridente composto da Falcao, Iturbe e Totti, stesso tridente che abbiamo visto una settimana fa praticamente, o poco più, contro il Genoa, anzi no, precisamente una settimana fa. Questo invece è il Chievo con Seguli, Calciatore, Gamberini, Cesar, Mattiello, centrocampo con Pinsis, Pepe, Mboku e Detemai, quindi formazione a rombo con le due punte che saranno Paloschi e Meggiorini. È tutto pronto per l'inizio di Roma-Chievo, ultimi 90 minuti allo Stadio Olimpico di questa stagione, stagione comunque come stavamo dicendo prima nella quale ci siamo tolti diverse soddisfazioni, comunque questa è una partita che resterà nella storia probabilmente, perché è l'ultima del capitano, probabilmente l'abbiamo già detto in varie sedi, però i tifosi lo sanno bene, noi lo sappiamo bene, quindi in particolare Totti vorrà togliersi tantissime soddisfazioni oggi. È cominciato Roma-Chievo, forza ragazzi! Lorenzi che si inserisce, palla per Alessandro, fuori per Benker, poi palla dentro per Totti, zona tiro, calcia in porta, Seguin gli dice di no. Caldissimo il capitano, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore per la Roma, il fallo di mano e allora possibilità clamorosa dal dischetto. Totti contro Seguin, 10 sul cronometro, il capitano per forse l'ultimo rigore di carriera. È pronto Totti, parte Totti, rimane fermo Seguin, Francesco Totti sotto la curva sud nell'ultima partita allo Stadio Olimpico della sua carriera, porta in vantaggio la Roma, porta al momento a pari punti con la Juventus che sta pareggiando a Verona. Forza ragazzi, gol importantissimo del capitano, gol che chiaramente ci fa emozionare perché comunque sappiamo che può essere l'ultimo, se non è sicuramente l'ultimo, il 7° centro stagionale per lui. E anche a livello personale si è tolto tantissime soddisfazioni. Roma 1, Chievo 0. Pinsi all'indietro, sbaglia tutto, regala il pallone a Totti che può saltarlo e mandare in porta Iturbe. Così è, palla dentro per Iturbe che corre fino in fondo Iturbe. Seguin però arriva prima perché il pallone corre più di Manuel. Sul pallone Emerson Palmieri. Da uno sguardo in mezzo, lascia partire il cross verso Florenzi che la rimette dentro. Non può arrivare nessuno. In questo caso però serviva che Rudiger seguisse di più l'azione. Ne approfitta Calciatore, ma ritorna il Chievo allora Benker. Occhio al movimento di Iturbe. Lo vede Benker che lo manda. Iturbe in area di rigore, può andare a mettere dentro questo pallone verso Nainggolan che stoppa e calcia, o meglio no, stoppa e non calcia, perché Seguin è arrivato più veloce di lui, o meglio Nainggolan ha litigato col pallone, non è riuscito a segnare il gol che sembrava già fatto, quello del 2-0. Finisce qui il primo tempo con la Roma in vantaggio, decide il gol del capitano e adesso sono curioso di capire cosa stia facendo la Juventus. A Verona è 1-0 per l'Hellas ragazzi. Sembra una favola questa, sembra tutto programmato. Il Verona sta battendo la Juve, noi stiamo battendo il Chievo. In questo momento noi siamo primi in classifica. Il Chievo che la vuole riprendere, Boku da lì può pensare anche al destro. Non calcia, poi calcia Paloschi e neanche troppo male. La palla però è sul fondo. C'è la pressione della Roma in zona offensiva. Cesar Radovanovic per Mattiello che torna da Cesar, quindi Chievo che vuole mettere ordine, Becker ruba un altro pallone, Becker dentro per Totti che butta giù la porta e ne fa addirittura due il capitano nella sua ultima partita, chiude così la carriera, 8° centro stagionale, Roma 2, Chievo 0.
un gol dopo 10 minuti, l'altro dopo un'ora, e la prossima sarà Milan-Roma, con la Roma che, ragazzi, si sta riprendendo con prepotenza questo scudetto. Totti trascina i giallorossi verso una favola, ragazzi, una favola veramente, per Wenger, che lascia Florenzi, torna a tiro, Florenzi calcia in porta, un bolide, ma Seguin risponde presente con il tacco, regala il pallone a Manolas, prova che vuole uscire, prova a tenere, ci riesce Machin, che poi la lascia lì, ma finisce la partita, la Roma batte il Chievo 2-0, così finisce la stagione in casa, allo Stadio Olimpico, con ben 46 punti in casa, che sono tantissimi, così finisce l'avventura del capitano, signori. Risulta lui come risultano tutti, ho preso il Pipita, che entra in campo, Totti che abbraccia tutti, questa si sa che era la sua ultima partita. È un momento che spero non arrivi mai, anche se purtroppo so che dovrà arrivare nell'arco della carriera del capitano, però è chiaro che spero che arrivi il più tardi possibile. E pensiamo alla Juventus che ha perso a Verona! Roma in testa alla classifica! La Roma si gioca gli ultimi 90 minuti a Milano contro il Milan in testa al campionato. E allora il nostro destino dipende da noi. Adesso dipende solo ed esclusivamente dalla Roma, ragazzi. E quindi non possiamo sbagliare. Ultimi 90 minuti. Questo campionato ci ha aspettato fino alla fine. Abbiamo sbagliato fin troppo. Ma il campionato, come detto, ci ha dato varie possibilità. E adesso, domenica 15 maggio 2016, può essere il giorno del tanto atteso scudetto. E ringrazieremo anche, se non soprattutto, il capitano per questo. Mancano 90 minuti. Gli ultimi di questa stagione. Travagliata, ma sicuramente nella quale ci siamo tolti tantissime soddisfazioni. Non si sa bene come, ma l'unica certezza che abbiamo è quella che veramente sia accaduto. Siamo qui e abbiamo il destino nelle nostre mani. Non possiamo sbagliare, signori. Entriamo in campo con la voglia e la determinazione di portare a casa questo scudetto. Sono le 15 del 15 maggio 2016. E a San Siro ben 4 squadre potrebbero vincere il titolo, tra cui queste due, il Milan e la Roma. Poi ci sono anche la Lazio e la Juventus. Ma tutto dipende da noi, dalla Roma. Finalmente abbiamo il destino nelle nostre mani a 90 minuti dalla fine della stagione. Noi siamo lì su, a 76 punti. Poi ci sono la Juventus e la Lazio a 75 e il Milan a 74. È stato un campionato strano, ma comunque la cosa che ci lascia più soddisfatti è che veramente dipende tutto da noi. E quindi non possiamo sbagliare. Per fare a meno dei vari calcoli dobbiamo fare una sola cosa: vincere, anche se non sarà facile, ma dimostrare che questo scudetto ce lo meritiamo. Ancora Onda, ancora Mina, come Nest, dentro, De Sciglio e poi Onda sul fondo. Non so come, ma non hanno segnato. Attenzione a Rudiger che si fa passare per Nest, Szczęsny. Che paura. Ancora Iago Falche per Fekir, che cercava Nainggolan, ancora Fekir, dentro per Nainggolan. Sul sinistro, ha preso De Rossi, ancora Nainggolan, calcia in porta! Nainggolan! Roma in vantaggio al 44esimo! E forza, ragazzi! In questo momento siamo campioni d'Italia, come dicevamo, contro ogni tipo di calcolo, perché dipende da noi. È la grinta di tutti i giocatori. Digne che è andato a faccia con Nainggolan. Roma che trova dunque il vantaggio, il quarto centro stagionale per il Ninja. Florenzi, campo per lui, c'è largo di Turbe, appoggio per Manuel, arriva dentro Florenzi, servito, il però non passa per quelle Turbe, passa lui col destro, Diego Lopez, finisce così Roma campione d'Italia, è 1-0, la decide Nainggolan, perché neanche ci crede, ma eccolo qui lo scudetto, perché non ci credo neanche io, non ci credete neanche voi. Un solo episodio fa sembrava tutto finito e invece adesso alziamo la coppa, alziamola al cielo, perché è uno scudetto veramente strameritato per i discorsi che abbiamo fatto nell'arco di questa stagione, per le sofferenze, per il miracolo che abbiamo fatto riuscendo a vincere grazie anche a vari passi falsi su tutti quelli della Juventus, che ha perso le ultime due partite, non so questa, ma comunque ha perso la terz'ultima e la penultima decisive, perché hanno perso 5 punti di vantaggio. E adesso possiamo veramente festeggiare, perché la Roma, diciamolo, è campione d'Italia. E allora riprendiamo un attimo fiato, perché sarà chi ad alzare la coppa. De Rossi non è rimasto in campo e quindi la fascia non so chi ce l'abbia. Castan con la fascia di capitano. Tutti coloro che non hanno partecipato a questa partita, quindi tutti coloro che hanno giocato in panchina, sono comunque lì, compreso il capitano, che è venuto qui a Milano per godersi il suo ultimo scudetto. Roma campione, signori, per la quarta volta della sua storia, se vogliamo
aggiungere poi quelli che avevamo vinto sul primo 14 diventerebbero 7 gli scudetti, ma comunque una Roma che torna a vincere francamente non me l'aspettavo, però a inizio anno vi avevo detto che non sarebbe stato facile come gli altri anni ed effettivamente abbiamo sofferto tantissimo. Adesso la squadra che stiamo costruendo dovrà essere sempre più forte, quindi già dalla prossima stagione dovremo competere anche di più a livello internazionale. Anche è vero che è una stagione che non è ancora finita, perché la Roma tra soli 3 giorni avrà uno scontro importantissimo che vi ricordo, se volete seguire in diretta potete benissimo passare qui sotto in descrizione, andate sul mio canale Twitch e seguite in live quella partita, ve lo farò comunque sapere, vi comunicherò quando verrà giocata, sarò in compagnia di Rudy Zlatan a casa sua e quindi anche quella sarà una battaglia epica. Per il momento però godiamoci la festa perché esultano tutti e aggiungerei giustamente la Roma batte il Milan e spugna San Siro e viene qui a vincere il quarto scudetto.